Gioia Sport, il blog con tutto lo sport della tua città. Gioiasport.com. Direttore Arena, allora, la sua squadra bene in casa, male in trasferta, ha qualcosa da recriminare sulla partita di oggi? Purtroppo, come hai detto tu, non riusciamo ad esprimerci, secondo me, a livello di risultato fuori casa più che di prestazione, perché anche oggi abbiamo giocato contro una grande squadra, a mio avviso, che sicuramente lotterà fino alla fine per vincere questo campionato, però noi non riusciamo ad esprimerci, appunto, come dicevo, a livello di risultato, anche se oggi a mio parere la vittoria della Nuova Gioiese è meritata, però vorrei rimproverare solo il rigore, che secondo me è inesistente, però è inutile appigliarci ad un episodio soltanto. Alla fine io penso che la Gioiese è stato un po' più superiore a noi, però io non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, perché hanno fatto un'ottima prova e ovviamente speriamo dalla prossima fuori casa di raccogliere quello che stiamo seminando, in poche parole. Direttore, avete effettuato due cambi per infortunio, il portiere è De Fazio sul finale, dopo che si è procurato il rigore, può rassicurare anche i suoi tifosi, infortuni di poco conto o sono usciti per qualcosa di serio? No, vabbè, io non lo so, sono in ospedale, spero che non sia qualcosa di serio, però uno penso aveva un problema allo zigomo, l'altro è uscito alla spalla, un problema alla clavicola. Non so, questo campo sia a livello di risultato che a livello di infortuni per noi è molto sfortunato da 4-5 anni a questa parte. Perdiamo sempre il 93esimo negli anni scorsi e quest'anno non abbiamo perso il 90esimo, però ci sono stati due brutti, tra virgolette, infortuni. Non so cosa dire se non complimentarmi con la Nuova Gioiese, soprattutto ringraziarli per l'ospitalità ricevuta, e senz'altro al ritorno noi ci comporteremo così o anche meglio. Direttore, per concludere, se la sente di fare un pronostico su questo campionato, lei, la sua squadra, Nuova Gioiese a parte, delle big quante squadre ha affrontato fino al momento, e se vuole fare una griglia secondo lei per una possibile, diciamo, una delle papabili per il salto di categoria? Vabbè, finora penso che delle cosiddette big abbiamo incontrato solo loro, però mi hanno fatto un'ottima impressione. Conosco le altre squadre, penso che tra loro, Rende, Guardavalle, se la giocheranno fino alla fine, anche se ci sono altre squadre tipo Sersale, Castrovillari, il Roccella stesso, che ogni anno fa un'ottima squadra ma poi alla fine non so perché non riesce ad esprimersi, però io penso che alla fine sarà una lotta a tre tra Rende, Nuova Gioiese e Guardavalle. Gioia Sport, il blog con tutto lo sport della tua città. Gioiasport.com.